Thank you, Dave. Faccio una proposta su come organizzare ancora la parte rimanente della mattina. Suggerirei, come l'altra volta, di fare una serie di interventi preordinati che potrebbero essere magari quella di un medico di medicina generale, Alberto Giammarini, che quindi può parlare della sua prospettiva. Oppure Daniele, benissimo, Daniele, vieni Daniele. Poi Cesarino può dare un'idea dal punto di vista di un sistema sanitario che si estende anche al di fuori del Dipartimento di Salute Mentale. E poi magari Roberto, dalla sua esperienza di responsabile della salute mentale in generale del Dipartimento, può fare una sorta di chiusura, diciamo così, con lo spazio successivo per una discussione generale di quelli che sono intervenuti e che vogliono magari poi partecipare. Direi che if Dave agrees, we can thank the interpreter and we may proceed with just with our means. Professor Richard, I am Alberto Giammarini from Trieste. I study in Bononia 20 years ago, and I knew psychiatric of Manchester, Linda Gask. Yes. What about her? She's fantastic. Okay. She's a friend of mine. She's okay. A wonderful psychiatrist. An unusual. Okay. The group of Bononia is present. Okay. Io suggerirei di fare prima gli interventi preordinati e poi di aprire la discussione generale se lo ritenete adeguato. Daniele, vieni, prego. E Masha può. Allora, salve, sono Daniele Veglia, sono un medico di famiglia e mi occupo anche di psicoterapia e quindi quando ho conosciuto il professor Giraldi per me è stata una finestra che si è aperta in una realtà che pian piano mi ero costruito un po' anche da solo. Allora faccio prima una domanda molto semplice. Cosa vuoi da me, Tullio? Cosa devo dire? cosa ti interessa e come posso essere utile, soprattutto se posso essere utile? Io penso in questa mattinata abbiamo avuto un'idea di quello che succede, che è stato realizzato negli United Kingdom grazie agli operatori e anche alla sensibilità del paese come tale. Noi stiamo cercando di avviare a fatica un piccolo studio di fattibilità, di interazione diretta dei medici di medicina generale e nei loro studi, un tentativo di valutare quanto è possibile un intervento di supporto psicoevocazionale sostanzialmente. Io vorrei che magari tu, anche sulla base della tua esperienza personale di medico di medicina generale, commentassi quanto è successo in Gran Bretagna e quanto stiamo cercando di fare e quanto dal punto di vista dei general practitioners potrebbe essere una sorta di progetto su quale puntare, su quale insistere perché possa realizzarsi nel nostro paese. E altrettanto magari poi Cesarino dal punto di vista di servizio sanitario nazionale piuttosto che di medici di medicina generale convenzionati. Okay, ti ringrazio. Beh, la mia realtà quotidiana è fatta di counseling, non solo di terapia tradizionale. Penso che c'è un aspetto, e mi sono reso conto questi giorni perché nel mio studio vengono i nuovi colleghi per il tirocinio obbligatorio di Stato, che vengono da varie esperienze, sono già indirizzati a vari obiettivi futuri e mi sono reso conto che il rapporto che un medico di famiglia ha con i propri pazienti è il più intimo, tra virgolette, il più esclusivo di quasi tutti gli altri operatori. Quindi l'aspetto di comunicazione non solo verbale, logica e medica, ma emozionale, è molto importante.
Se non c'è una base emozionale armonica, non c'è comunicazione, non c'è anamnesi, non c'è diagnosi e non c'è rapporto. Per cui ritengo che questa proposta sia splendida, nonostante la realtà economica e politica, e qui mi fermo, di questo paese a volte è eufemisticamente contraddittoria, i miei colleghi in questo piccolo paese vicino alla Slovenia, che è Muggia, sono favorevoli a questa iniziativa, la vedono non come un carico in più, ma come un servizio in più, la vedono come una possibilità di ampliare le proprie conoscenze, o semplicemente hanno detto sì, io ci sto. E questa è la cosa più importante. È un sì, io ci sto, che io non mi aspettavo, perché io mi occupo anche di queste problematiche, loro no. Ma loro mi hanno detto sì, noi ci siamo, informati e riportami quanto senti, eccetera. Per cui la mia esperienza è assolutamente entusiasta. Vediamo cosa possiamo fare nella realtà, vediamo di economizzare le risorse, ma la motivazione, che a mio avviso è il primo passo di ogni nuovo processo, di ogni cambiamento, c'è. E questo è quello che ti posso testimoniare. Grazie Daniele. Aggiungerei solo che anche noi abbiamo un approccio stepped. Il primo step è quello di far funzionare questo presso gli ambulatori dei medici convenzionati, dei medici di medicina generale, con specializzandi iscritti a scuole di specializzazione sostanzialmente di psicologia ed eventualmente anche di psichiatria, quindi a costo zero per il sistema sanitario nazionale. Il second step sarà quello di immaginare se all'interno del Dipartimento di Salute Mentale e della Salute Territoriale è immaginabile un percorso che potrebbe forse autofinanziarsi, quindi senza richiedere risorse speciali esterne, con i risparmi, in senso anche finanziario, del sistema sanitario grazie a un intervento più appropriato di salute, che può giustificare un minimo di investimento necessario per realizzarlo nelle strutture del sistema sanitario. No, forse il percorso, il luogo del percorso va bene, l'ambulatorio del medico in medicina generale si è dotato di una stanza normalissima per accogliere 10 persone, o se no attraverso il distretto, eviterei il Dipartimento di Salute Mentale per via dello stigma. Concordo appieno, però voglio dire, è un intervento di salute ed esistendo un Dipartimento di Salute Mentale non penso che questo possa non essere coinvolto, ma le modalità di realizzazione sono certamente quelle che tu dici. Cesarino, ti prego. Beh, allora, innanzitutto l'esposizione di Richard ha colto perfettamente le criticità che ci sono anche nel nostro sistema, per poter anche nel nostro piccolo portare avanti un progetto che parte da un'esperienza, ma poterlo sviluppare in dimensioni più grandi. No? Cioè, sostanzialmente mi vengono in mente subito due cose. Uno, che effettivamente la classe degli psicologi nel sistema sanitario nazionale ancora oggi fa quello, eroga quello, diciamo, tratta come è stato formato. Non ha una dimensione di utilizzare trattamenti evidence-based. Questo è un grosso limite, no? Perché persone che sono state formate in diversi e più disparati campi della psicologia, dalla psicologia dinamica, al comportamentismo, ad altre scuole, terapie familiari, eccetera, sono ovviamente poi in difficoltà quando gli si chiede di utilizzare, per esempio, l'approccio cognitivo-comportamentale, perché questo è la base della bassa intensità di trattamento e di efficacia, no? Quindi prima criticità è assolutamente condivido, quindi bisognerebbe formare, magari non nuove
psicologi, ma sicuramente formare almeno i vecchi a utilizzare anche in parte tecniche cognitivo-comportamentali che non sono proprio, diciamo, in Italia quelle per cui i nostri psicologi si sono formati. La seconda cosa importante è che questo sistema deve prevedere l'utilizzo di persone che non sono solo specialisti. Da noi gli psicologi sono considerati specialisti a tutti gli effetti, vengono assunti come specialisti, hanno il dovere di aver fatto una specializzazione, eccetera. Ritengo che nella nostra attività, io da un po' di tempo lavoro nei servizi distrettuali, credo che sia fondamentale, perché altrimenti non ce la facciamo a rispondere alle richieste delle persone che pur accedono ai servizi, ma oggi per esempio nei bambini abbiamo liste d'attesa che superano i 4 mesi per poter valutare oggi un bambino, no? Quindi, diciamo, è assolutamente necessario che una, non parlo solo per la depressione, per gli stati ansiosi, eccetera, ma per molte altre situazioni, per altre patologie, noi dobbiamo capire che cosa possiamo far fare, ovviamente sempre mantenendosi nel campo dell'evidenza scientifica, a figure professionali diverse dagli psicologi formati e dai medici e dagli psichiatri, direi, no? Quindi recuperare un po' quello che tradizionalmente a Trieste si era fatto con la chiusura dei manicomi, no? Dove la, diciamo, terapeuticità degli interventi era diffusa nelle figure professionali. Quindi se non superiamo queste due criticità la vedo molto difficile fare quello che tu ci chiedi in dimensioni più grandi che una sperimentazione come quella che andremo a fare a Muggia. Ci stiamo tentando, abbiamo fatto sicuramente abbiamo individuato alcuni percorsi nel campo della salute mentale minori per seguire tutti e due, diciamo, dare risposte a queste due dimensioni, una sulla efficacia dei trattamenti, sull'autismo, che abbiamo fatto un protocollo per l'utilizzo in tutti i servizi di un trattamento cognitivo comportamentale, e gli psicologi sono formati a questo, ma non solo gli psicologi, quindi qui interviene le seconde figure, ma anche logopedisti, ma anche neuropsicomotricisti, eccetera, che diventano, diciamo, a tutti gli effetti terapeuti. E in altre dimensioni ci stiamo dando da fare per seguire questo nuovo modello, che io penso sia la base per l'equità e l'accesso, come diceva prima Richard. Quello che mi piacerebbe poi invece conoscere di più, che noi non abbiamo mai sperimentato, è l'accesso alle cure attraverso nuovi strumenti mediazione relazionale, come potrebbe essere il telefono e internet. Noi qui a Trieste non abbiamo una grossa esperienza in tal senso, credo che possa essere utile, però non ho mai potuto verificare se è altrettanto efficace come il vis-à-vis. Ecco, magari se ci potessi dire qualche cosa di più su questo, cioè sul confronto tra una bassa intensità, chiamiamola vis-à-vis, e quella attraverso strumenti di intermediazione, diciamo, elettronica, eccetera. Basta questo. Just let people put their headphones on. Sì? Se volete, forse la gentile traduttrice ci assiste ancora. Grazie. I think the use of the telephone is a delivery system, and the key thing is to separate out the delivery from the content. So you can use the telephone or the computer or in a counseling session. The delivery system is different. The content is, of course, also different from high-intensity therapy,
but the content can be delivered through the telephone, through the face-to-face, or through email, or some other means. And if you think about it that way, then you can see how it doesn't really matter how you deliver it, as long as you deliver it efficiently, but the content should stay the same. When we do telephone treatment, we send materials in the post to the patient, and then on the phone, I have the materials and you have the materials, and we're talking about exercises and things they should be doing to solve their problems. But it's just really about efficiency and equity. That's the thing about the telephone. It means that also if the patient is not on the phone, you can call somebody else. Whereas in a clinic, you have to wait for the next appointment. So it's also a very efficient way of making volume. And of course, many times the patient's not on the phone because they've forgotten or they have some other problem, and then you can keep trying. Whereas in a traditional clinic, you have to send a letter and then you maybe make another appointment. It's very inefficient. So it's a difference between delivery and content. Thank you, Dave. Roberto, penso che il momento giusto per il tuo contributo. Ma, insomma, io penso che innanzitutto voglio ringraziare il professor Richard della sua posizione. Credo che abbiamo potuto avere una visione di un impatto però di sistema molto grande. Cioè, dobbiamo riconoscere che il National Health Service inglese, quando decide di fare le cose top down, no, realizza una serie di impatti. Poi su questo sappiamo che l'Italia è un paese molto più complesso, frammentato e periferizzato nei processi decisionali, e per esempio l'Inghilterra è riuscita a fare un'organizzazione di team territoriali per l'approccio a domicilio in particolare in un tempo brevissimo. Insomma, hanno messo in piedi in 2-3 anni, dal 99 al 2002-2003, tutti i home treatment teams e gli assertive outreach teams, che insegnando alle persone una metodologia precisa. Quindi questo programma è un'altra ennesima dimostrazione di come una volta prese delle decisioni che sono basate sulle evidenze scientifiche, poi si vada ad implementare un programma in questo modo. L'Italia purtroppo non ha questo tipo di situazione così facile. Teniamo conto che in Italia, anche per le note vicende di cui Cesarino Zago, gli psicologi che sono qua, sanno meglio dei medici, la stessa questione della psicoterapia è ancora grosso modo appannaggio di, in questo momento ancora in maniera molto forte, di professionalità specifiche. Per esempio, formare degli infermieri a degli approcci psicoterapeutici in Italia resta largamente una questione insondata. Abbiamo avuto un'esperienza recente l'anno scorso, quando abbiamo fatto una serie di seminari per la terapia cognitivo-comportamentale all'esordio psicotico con dei gruppi multiprofessionali qui, insieme con il gruppo di Milano di Meneghelli e Cocchi, che hanno messo in piedi un master in psicoterapia cognitivo-comportamentale per l'esordio psicotico. In realtà questo corso è rimasto comunque un contributo informale, sicuramente conoscitivo, però non si è tradotto né si può tradurre facilmente in un master che tu puoi dare, e quindi puoi mettere degli operatori nella condizione di poter in maniera tranquilla effettuare degli interventi che sono ritenuti accettati e ortodossi. Quindi, diciamo, ci muoviamo dentro un'informalità di approcci che dobbiamo continuare a utilizzare. Nella situazione nostra, diciamo anche che abbiamo una, forse non è molto noto, tutta una serie di canali che stiamo cercando di aprire negli ultimi anni. Per esempio, uno conosciuto è quello del presidio distrettuale di salute mentale. Il presidio distrettuale è una realtà che abbiamo cercato di pubblicizzare. All'inizio è partita molto bene, abbiamo avuto il primo anno circa 350 invii. Dai medici di medicina generale nei distretti, per operatori nostri che facevano una prima valutazione, inviati dai centri di salute mentale, medici e psicologi in particolare,
Il secondo anno è andato calando, avevamo anche aperto delle sportelli su problemi specifici di genere, il problema dei giovani all'esordio, il problema degli anziani, eccetera. In realtà poi questo è andato scemando, non c'è ancora una routine di collaborazione tra la medicina di base, medicina generale e diciamo, un ambito un po' più specialistico. Questo è un campo che va ancora percorso. Per quanto riguarda gli approcci poi informali di Richard, che Richard ci ha descritto in maniera così sistematica, io devo dire che ci sono sperimentazioni, cioè queste cose non sono del tutto nuove. Abbiamo nei centri di salute mentale da molti anni, forse anche non molti sanno, delle situazioni di approcci di gruppo che sono utilizzati. Qui c'è Piero Zolli che potrà raccontare se vuole, se ha voglia, qualcosa in più di questo, ma per esempio almeno in due centri di salute mentale c'è una intensa attività di gruppi terapeutici di vario livello, dai semplici gruppi di autoaiuto a gruppi specifici per gli approcci all'ansia e alla depressione, che utilizzano anche manuali di autoistruzione e autogestione. Renato Davi, un altro nostro psicologo che oggi non è qui con noi, ha lavorato moltissimo in questo campo, quindi che cercano di coinvolgere le persone in un processo di autogestione dell'approccio terapeutico, quindi molto vicino alle cose che ha detto Richards in termini di terapia collaborativa a vari livelli. C'è poi l'aspetto naturalmente della questione del sito web. Adesso si sta costruendo nell'ambito del programma telefono speciale una trasformazione di quello che era il telefono per la prevenzione del suicidio, che molti di voi conoscono perché è un programma vecchio che sta qui dalla fine degli anni 90 in campo a Trieste, sta diventando nei prossimi mesi un sito web, quindi parte di questi, un sito web accessibile, interattivo, per, in particolare rivolto ai giovani in situazioni di disagio, dove la sperimentazione è aperta a forme di consiglio, counseling, anche effettuate via web, con forme diverse. Sta pensando a gruppi Facebook, c'è una società che sta lavorando con noi, con l'azienda, con i distretti, col dipartimento, anche con il dipartimento delle dipendenze, per mettere in piedi delle forme nuove. Tutte queste sono in un ambito però in cui, diciamo, siamo dentro una sperimentazione, non c'è una sistematizzazione di queste cose, né c'è una sistematizzazione di aspetti formativi, senza i quali non si va da nessuna parte. Oggi in Italia, voi sapete, pochissimi, ci può dire meglio Cesare, pochissime sono i punti, per esempio, di riferimento formativo per quanto riguarda l'approccio comunque evidence-based, più riconosciuto, che sono le terapie cognitivo-comportamentali. In pratica, in questa regione non ci sono punti formativi, bisogna andare in Veneto e comunque ci sono in Italia pochissimi luoghi dove queste terapie vengono insegnate. Quindi diciamo, c'è tutto un campo in cui ci vuole uno sforzo di programmazione di intervento molto ampio, mentre sul campo dell'informalità dei servizi forse siamo meglio, nel senso che siamo abbastanza abituati, credo, in vari contesti a offrire interventi sul tipo del low intensity, no? Anche perché molte forme di approccio terapeutico utilizzate per esempio nei centri di salute mentale e svolte anche da case manager, non medici, infermieri in particolare, eccetera, hanno tutta una serie di approcci, utilizzano tutta una serie di approcci che sono stati anche in qualche modo asseverati attraverso percorsi formativi e che vengono utilizzati costantemente. Quindi, diciamo, mettere tutto questo dentro un intervento sistematico su un campo che è quello dei disturbi mentali comuni cosiddetti dall'OMS è la sfida. È indubbio che se guardiamo i dati epidemiologici di Trieste, del Dipartimento di Salute Mentale, 5.200 persone seguite nell'anno, di queste una piccola percentuale risponde al quadro dei disturbi mentali comuni, diciamo intorno a 1.500 persone. I dati che ha dato Richard prima, 4.000, no? 4.000 potrebbe essere un numero, no? Probabilmente approssimativamente accettabile di bisogno da coprire da parte di interventi specialistici di diversa intensità, siamo ben lontani dal riuscire a garantirlo. E quello che avviene oggi è una iperprescrizione, lo conosciamo, nell'ambito della medicina generale, di farmaci per lo più, oppure di utilizzo di benzodiazepine, il che è anche peggio, no? A vario livello, eccetera, anche di autoprescrizione. Quindi diciamo è tutto un campo che va studiato. Devo dire che siccome il nostro è anche un centro collaboratore MS, adesso abbiamo finito la traduzione di un manuale che Richard conoscerà senz'altro,
che si chiama il Mental Health Gap Intervention Guide, la guida agli interventi del programma Mental Health Gap, cosiddetto dell'OMS, dove è interessante il lavoro che viene proposto, è una serie di linee guida per interventi nella primary care, nelle cure primarie, dove la prima cosa che si insegna, per esempio l'approccio alla depressione, non è quello di utilizzare immediatamente il farmaco, al medico di medicina generale, voglio dire, ma di iniziare con degli approcci di carattere psicoeducazionale, psicoeducativo. Cioè si dice, la persona che viene da voi con un problema di tipo depressivo deve avere delle informazioni su che cos'è la depressione, sul legame tra depressione ed eventi di vita significativi, sul fatto che si tratta di disturbi sostanzialmente autolimitanti nel tempo, che possono giovarsi di terapie anche che non siano farmacologiche, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo viene suggerito dall'OMS come un approccio da offrire anche in paesi in via di sviluppo, e però che in Italia non c'è. Quindi diciamo, allora, si tratta di pensare ad un'architettura di sistema dove cose che esistono e un contributo invece di interventi formativi nuovi possono determinare un impatto di sistema. Io credo che sia una sfida molto grossa, anche perché da quello che dice Richards, credo che forse il mio pensiero è condiviso da colleghi che sono qua del Dipartimento, non propone una iperspecializzazione degli interventi, ma propone una base, no, di evidenze che sono anche abbastanza agevolmente trasmissibili sul piano dell'insegnamento e della formazione. Quindi è possibile formare operatori, anche non, no, medici o psicologi, a fare degli interventi di basso impatto che possono essere, diciamo, accessibili, si possono imparare e possono essere offerti in una situazione intelligente di offerta. Credo che gli approcci di gruppo però siano anche importanti, magari poi Piero, se ha voglia, ci racconta qualcosa di queste cose. Grazie. Grazie Roberto. Prego, ecco, direi che c'è lo spazio ovviamente per ora che abbiamo fatto una prima serie di contributi preordinati, diciamo così, anche se in realtà poco preordinati, per tutti gli altri che vorranno essere offerti. Grazie. Solo un piccolo risvolto rispetto a quello che il dottor Mezzina ci ha appunto osservato. Scusi, nel senso, può spiegare anche a Dave Richards, si può presentare per gentilezza? Sì, grazie. Che lavora nella Funghi Dipartimento. E sono un po' fissato sulla terapia appunto di gruppo e sul lavoro, cioè di comunità. In effetti cioè penso che a livello appunto informale delle cose, cioè, si stanno facendo cioè anche qui, solo che c'è sempre una barriera da dover appunto superare a livello organizzativo e di mentalità, sia nelle persone ma anche negli stessi appunto operatori. Sta di fatto che comunque il risvolto della gruppalità è sicuramente il lavoro di appunto comunità, e in effetti nella città, grazie al non solo il contributo della salute mentale ma anche al contributo, cioè, dei distretti e nell'organizzazione delle micro aree, in effetti questa, cioè, prospettiva potrebbe anche essere, cioè, disegnata, e questo passaggio, cioè, di competenze quindi l'identificazione di chi è appunto il manager può effettivamente andare dalla specificità della salute mentale alle comunità anche attraverso degli operatori non appunto specializzati. Tra l'altro uno degli aspetti appunto importanti è come far passare, e questo è il processo, cioè, di gruppo, come far passare la competenza, cioè, specifica alle persone, e come questa possa essere una appunto competenza che si trasformi in cultura di crescita, di emancipazione dal problema, dal disturbo, dalla malattia. Questo è appunto un percorso che penso sia utile e che penso vada nella direzione anche dell'intervento dell'appunto nostro ospite. Grazie. Prego. O serve il microfono? No, forse non serve il microfono perché siamo autosufficienti. No, non occorre, grazie, prego. Ok. Allora, al di fuori della traduzione simultanea, il microfono serve lo stesso. Grazie. Traditional psychotherapy is about getting to the reasons that are behind anxiety and depression, and it takes time because it's complicated. How can you compare a work that usually lasts years to one that is, I would say, superficial compared to it, that uses guided self-help books? You said that people have gained some benefits, that patients are more satisfied,
But I think that's normal because it's a superficial work. So we are talking about short-term results. Traditional psychotherapy, I mean, takes time, and most of the people don't understand that. So what about the long-term results about your kind of therapy? Okay. Sì, vuoi tu tradurre la tua domanda in sintesi, in poche righe? Sì, sì. Quali sono gli effetti a lungo termine di una terapia? Sì, visto che comunque la... Esatto. Okay. You propose a hypothesis. Hai parlato di un'ipotesi. There is no evidence that long-term psychotherapy outperforms any other kind of mental health treatment. Quindi non c'è evidenza che la psicoterapia a lungo termine sia migliore di una terapia tradizionale. It is a belief based on custom and practice. È un pensiero che si basa sulla pratica, sul modo di vedere le cose, sulla teoria in sé. The problem is you, by adopting these beliefs, you treat this tiny number of patients. Curi solo un numero piccolissimo di persone. And I'm very passionate about this being utterly wrong, because so many people have so much distress, and the traditional way of treating just a tiny number maintains that distress in the community over and over and over again, and it is wrong. Quindi è fondamentalmente sbagliato trattare soltanto un numero piccolissimo di persone che di per sé crea disagio anche in altre persone che non vengono prese in cura e in trattamento. It is very good for the tiny number of patients. Of course it is very good, but it is useless for the community. Quindi per quei piccoli numeri di persone prese in trattamento va benissimo, però a livello globale della medicina di comunità, quindi del livello pubblico, cioè le persone non traggono effetto. So you can imagine that this is an argument that I have had to have many times. E quindi questa è una discussione che io ho fatto diverse volte. My responses are well learned. I don't mean to be rude. It is just my passion is to improve access. Scusate, non vorrei monopolizzare, è già la terza volta che parlo, se vi do fastidio sputatemi addosso metaforicamente. Vorrei ribadire una piccola cosa, siamo probabilmente noi due soli medici di medicina generale oggi qua, rappresentiamo due gruppi, il mio ha 5 persone, il tuo 7 mi pare, quindi una dozzina di medici su 200 che siamo nella provincia. Vorrei ribadire un attimo qual è il nostro ruolo in questo percorso che ci accingiamo e speriamo di riuscire a fare, e il nostro ruolo è quello di scegliere nell'ambito di quei pazienti che sono tra il 16 e il 20% di tutti i nostri pazienti, io ho 1500 pazienti, mi aspetto di avere circa il 20% di pazienti, virgolette, depressi, cioè pazienti che possiamo dire hanno dei disturbi di tipo mentale, ma non sono etichettabili come tali, cioè non ti do l'etichetta di disturbato mentale, hai un momento nella tua vita, un momento nel tuo percorso in cui hai bisogno di aiuto, e questo aiuto per troppi anni è stato dato con la pillolina. Allora la prima cosa che bisogna fare è riuscire a tirar fuori, secondo uno schema che penso il professore conosce bene, io lo chiamo lo schema di Lesser, dato da Lesser e Goldberg, che erano due psichiatri canadesi, di riconoscere un disturbo mentale nella persona, intuirlo, riconoscerlo, valutarlo, questo è importante, questo è il disturbo che provoca la malattia in questa persona, perché ha mal di pancia, ma il mal di pancia non è un male fisico. Gli devo dare aria, ventilation, parlami di questa cosa.
Quando sono abbastanza convinto che il tuo problema è un problema che può risentire facilmente di una soluzione, facilmente non lo so, ma comunque una soluzione senza farmaci, ma a livello psicologico, ecco che entriamo nel nostro percorso di adesso. Io finora ho cominciato a reclutare, Masha lo sa, ho reclutato due pazienti, una ha detto sì, ma poi ha detto subito no, perché c'è ancora lo stigma. C'è ancora, ma il dottore pensa che io sia una disturbata mentale. Parlo al femminile perché questa casualmente era una donna. La recupererò perché sono sicuro di recuperarla. Un'altra persona invece si è detta entusiasta, ha conosciuto Masha e ha detto che sarà non solo partecipe di questo percorso, ma farà anche, tra virgolette, proseliti, cioè mi porterà altri pazienti, amiche sue che avranno, o amici suoi che avranno bisogno di questo. Ma il nostro lavoro, e per questo diceva Cesarino Zago, potrà essere solo un esperimento, in questa fase è un esperimento, è questo, cioè noi, io e Daniele e gli altri amici ci fermiamo qui, dobbiamo trovare la persona da affidare al servizio e dopo non andiamo via, dopo restiamo lì, perché noi comunque il telefono, il computer, la nostra mail, noi li diamo ai pazienti. Poi ci sono quei pazienti che fanno, tra virgolette, il ruolo del malato, cioè che non guariscono mai perché gli piace a loro restare malati, che ti telefonano continuamente 3 volte alla settimana. Il mio mal di testa oggi è potente, oggi è portentoso, oggi è non so come fare, ma è sempre lo stesso mal di testa perché sta bene lì, la persona non vuol guarire. Noi ci dobbiamo trovare invece coloro che hanno piacere di prendersi cura della loro salute. Noi dobbiamo aiutare i pazienti di questa città, le persone di questa città, di questa zona dove noi operiamo, a prendersi cura della loro salute. Questa cosa si chiama empowerment ed è uno dei motivi con cui possiamo farlo, uno dei modi in cui possiamo farlo è questo. Scusate, non parlo più. Io penso che questo intervento è interessante anche perché apre un quesito su qual è stata l'esperienza e qual è lo scenario in Gran Bretagna, cioè i general practitioners in Inghilterra quale ruolo svolgono nell'inviare pazienti verso il sistema articolato che è stato illustrato e nello stesso tempo nell'evoluzione anche della figura del medico di medicina generale italiano. Secondo me c'è uno spazio perché ci sia un'integrazione in un approccio che in quanto integrato sia possibilmente abbia più successo di quanto può avere un sistema meno sviluppato e più frammentato. Come question? Yeah, I got it. Oh. Here. Well, I find, as I'm sure you find, that some general practitioners are very fervent supporters. Quindi certi, penso che, come pensate sicuramente anche voi, ok, ci sono. Quindi stavo dicendo che certi medici di base in Gran Bretagna. But we also find the opposite. So some general practitioners really, that's not their interest. Yeah. Sì, quindi certi yes, it's not my affair. Yeah, okay. That's is sad, but it's the case. Quindi so certi medici di base, sorry Richard, so certi medici di base negli UK sono molto attenti, come dicevi tu Alberto, però ci sono ovviamente anche quelli che ovviamente non si interessano più di tanto. Yeah. So we hold some clinical sessions in some general practices. Mm-hmm. Yep. Quindi noi abbiamo delle sessioni cliniche presso alcuni medici di base nei loro studi. But in other general practices they wish to charge us for the rooms for the privilege of treating their own patients. Però sì, però gli altri per esempio vogliono essere pagati, insomma, per il lavoro che viene proposto di fare. So it is one of the biggest problems is engaging with the general practitioners, so we say that this is something good for you and your patients.
Quindi il problema fondamentale è anche spiegare al medico di base quanto fa bene sia a lui che al suo paziente un lavoro del genere. Solo fare una piccola polemica con gli amici che sono qua, che chiaramente non sono destinatari di questa polemica, ma che riguardano la categoria. Insomma, io nella mia esperienza nel sistema sanitario nazionale ho sempre avuto difficoltà a far capire alla medicina generale, ma purtroppo anche alla pediatria di libera scelta, che la salute mentale e le tossicodipendenze sono un settore nel quale l'assistenza primaria deve in qualche maniera entrare a pieno titolo. Ogni volta, non più tardi, 2 o 3 mesi fa, in una riunione di tutti i direttori di distretto con la struttura regionale centrale, diciamo, io ho detto, ma perché quando parliamo di premiare i medici sugli esiti non introduciamo anche esiti rispetto a quelli che sono le patologie psichiatriche o quelle da tossicodipendenza? Mi hanno detto no, ma figuriamoci, se diabete, cardiovascolare, eccetera, eccetera. Quindi diciamo tutto il mondo è paese, no? Cioè, ci sono sempre queste difficoltà, perché il medico comunque deve avere una funzione, perlomeno se non diagnostica, perlomeno di diagnosi differenziale, no? Quindi prima di inviare, eccetera. Noi ci aspettiamo questi passaggi, no? Come con i pediatri ci aspettiamo che facciano delle valutazioni serie prima di inviarci, non inviarci tutto perché la scuola dice che il bambino non sta bene. Quindi è una importante funzione che dovrebbe avere il medico, di filtro, di primo intervento, di prima valutazione e poi di invio. Quello che mi interessava sapere è se l'assessment anche viene fatto, cioè quindi non solo il trattamento, ma anche l'assessment viene fatto da qualsiasi figura professionale nell'ambito dei 6.000 formati, oppure i 6.000 formati fanno solo la seconda parte, diciamo. The 6,000. Same. Barbara Baudas, sono una psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale. Una domanda, vorrei porre un po' di attenzione sulle differenze di genere sulle donne, partendo dal presupposto che nel mondo è risaputo che le donne esprimono più frequentemente e con più facilità disagio legato a problemi di tipo psichiatrico, ansia, depressione, che con più facilità chiedono aiuto, che per questo aiuto più spesso nel mondo si rivolgono a figure mediche, di cui il medico di famiglia è, come dire, portatore di un ruolo centrale, che più spesso rispetto agli uomini queste donne da parte del medico vengono ascoltate, ma alle quali poi viene prescritto un trattamento psicofarmacologico, quindi le donne sono, come dire, le destinatarie della maggior parte delle prescrizioni, per esempio parliamo di ansiolitici e di antidepressivi. La mia domanda era se questo nuovo sistema interessantissimo ci porterà o vi ha già portato degli outcome rispetto a un miglioramento, a una maggiore appropriatezza delle prescrizioni per quanto riguarda le donne appunto sofferenti di disturbi ansioso-depressivi, oppure se c'è l'intenzione di porre attenzione a questo. As far as I am aware from the data, there isn't a predictive difference in outcomes between men and women.
Quindi per quanto ne sappia io, come dicono i dati, non c'è una differenza, non c'è un ruolo predittivo nell'outcome, prendendo in considerazione la differenza di genere. But there certainly is a difference in presentation, in numbers particularly. Però sicuramente c'è una grossa differenza per quanto riguarda i numeri. And I would not like to see men as a minority. No, quindi non mi piacerebbe vedere gli uomini maschi come una minorità. An ethnic minority, but we have to work harder with men to persuade them to come forward for treatment. Però dobbiamo lavorare di più su di loro per convincerli a chiedere aiuto. I think also we have to think about the kinds of psychological treatment that men like to engage with. Però dobbiamo anche pensare alla differenza di approccio psicologico che potrebbe interessare un maschio per essere coinvolto. The Australians have a very male culture, you know, and they have a very good national program to encourage men to engage with other men about their mental health problems. Quindi è molto curioso il sistema australiano dove gli utenti maschi, insomma, hanno questi diversi tipi di approcci per coinvolgere altri maschi a partecipare e a chiedere aiuto. So it is quite amusing but also quite serious. Do Italian men like to have a shed? A shed. It's like a little wooden construction in the garden, yes, where you keep your special men things, your tools, your motorbike or something. Come si dice? La domanda di Dave è se agli uomini italiani piace essere coinvolti in hobbies con i loro spazi adeguati per avere tutti i loro gadgets, eccetera. So in Australia they have set up a website with an online shed. So, and the men meet in the online shed and talk about their mental health problems. It's funny, but it's serious. You know, it's an attempt to engage with men in discussions about mental health. So, quindi in Australia c'è questa pagina web dove, insomma, i maschi riescono a coltivare i loro interessi, i loro hobby, ma è anche a livello di aiuto psicologico, perché in questo modo si incontrano e parlano di altre cose non prettamente maschili. And they also have physical sheds where they facilitate those discussions amongst men. Però ci sono anche ovviamente dei posti fisici reali dove si incontrano e possono discutere delle loro problematiche. Sì, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Fulvio Green, sono un medico, esercito come dentista. E la mia domanda è questa: se nell'ambito dell'approccio diagnostico a carico dei pazienti che soffrono di ansia o di depressione è stata mai presa in considerazione anche la deglutizione, viste le ultime ricerche, diciamo degli ultimi 10 anni, dove si è messo in evidenza un particolare punto del palato che si chiama spot palatino, e attraverso la stimolazione del quale, attraverso una deglutizione corretta, si riescono ad avere degli ottimi risultati nell'ambito appunto degli stati d'ansia, nell'ambito anche per esempio dei ragazzi iperattivi, delle dislessie, e quindi volevo sapere se eravate a conoscenza di questa metodica e soprattutto se poteva essere interessante il discorso. Come sono riflessi in pratica questo problema? L'intervento? Tramite diciamo una specie di fisioterapia per quanto riguarda la deglutizione, quindi l'insegnamento, no, un approccio prettamente di impostazione deglutitoria attraverso la lingua, che invece di essere diciamo mandata verso l'avanti viene rimandata verso l'indietro. Grazie. Non è come quella cosa che hai mostrato. No, I don't. Okay. It's not an area of my expertise. Non si intende.
No, no, ci sono altri interventi. Volevo ringraziare il professor Richard perché secondo me ha fatto una lezione lucidissima e onestissima. Credo che cercherò di fare alcune domande molto brevi. Mi dica se ho capito bene, i punti di forza di questo vostro programma sono stati: uno, che il governo ha accettato di spendere 700 milioni di sterline in 7 anni, come avete fatto a convincerli su una base di evidenze così piccola? Not me. No, ho fatto io. Well, you are correct. We had some members of parliament. Avevamo dei soci, membri nel Parlamento. Well, yes, yes, because we have, you know, hundreds of members of parliament, and of course these people will experience anxiety and depression. E quindi. Yes. Yes. E quindi questi parlamentari ovviamente che hanno sperimentato depressione. Possiamo concludere ansia. Che in Italia non c'è questo problema. Da parte dei parlamentari, no. No, ma era una battuta. But let me tell you, we had a man called Layard, Richard Layard, and he is a lord. But not a hereditary lord, he's appointed as a lord. And he's an economist at the London School of Economics. So he made an economic argument that... The name is? Layard, L-A-Y-A-R-D, Layard. Mm-hmm. He made this economic argument, which was very powerful. Quindi noi avevamo un collega importantissimo, che è un lord, si chiama Layard, è un economista e docente dell'Università di Economia. London School of Economics. Yeah. So the money down the toilet argument. No, questo solo per richiamare magari meno esperti che in un momento di crisi 700, perché non ha questi 700 che nel nostro sistema nazionale ci sia una proiezione di questo. L'idea era che investendo 700 da una parte si risparmiavano di più. Non ha importanza. Il governo ha tirato fuori 700 milioni, assicurato, prego attenzione, assicurato per i prossimi 7 anni, se dice sarà vero, 700 milioni. Fate conto che sono 700 milioni su circa 120 miliardi di sterline, quindi non è. The second question is, secondo me la grande novità di questo programma non era tanto, chiedo scusa, la valorizzazione del GP, la valorizzazione degli psicologi, ma di formare un esercito di para professional. 6.000, se ho capito bene. Yes. Che vuol dire circa? Yes. È corretto pensare che circa un para professional ogni circa 1.000 abitanti? O 10.000, ogni 10.000. 10.000, maybe. Yes. 10.000, yes. Ogni 10.000. More, because... Just roughly. You yeah, are six, yes, roughly. You are 60, yes, yes, yes. You are 60 million. 60 million, you are 60 yes, million. Yes. Don't count Scotland. I see. Take away Scotland. Take away 10 million people. No, five, only five. Five. Only five. No. Half my blood is Scottish. So. Questo sempre per proporzionare a noi, quindi sono nuovi professionisti circa uno ogni 10.000 abitanti. La domanda è: quale background hanno culturale, di istruzione, questi 6.000 paraprofessional? So, sono dei laureati, dei sì, graduated, bachelors? Okay, yes, okay.
Yeah. Yes, they have a honors degree, a bachelor's honors degree. Quindi hanno la laurea triennale. No, giusto. No, bachelor's degree. Triennale, sì. Primo livello. Primo, yeah, yeah, first degree. Di qualità superiore. Okay, and they have to demonstrate interest in mental health. Devono, maybe by volunteering. Quindi devono dimostrare interesse agli argomenti della salute mentale, quindi facendo anche volontariato precedentemente. Yeah. And sometimes by personal experience. Anche avendo esperienza forse personale a riguardo. Yeah. And if you have those two qualities, and it's not a psychology degree, it can be another type of degree. Quindi non deve essere per forza la laurea in psicologia, può essere qualsiasi tipo di laurea. Yeah. And some experience, maybe 2 years as a volunteer or as a worker or something in a mental health service or in a hospital or in a social service or something like that. Quindi possono avere anche fino a 2 anni di esperienza di volontariato, di lavoro nelle strutture pubbliche, nelle strutture che si occupano della salute mentale. La domanda sociale. È 70 giorni, se ho capito bene, dura il corso di formazione. Oh, 45 più 25 era scritto in una diapositiva. No, no, it's just 45. Just 45. Just 45. Solo 45 giorni, sì. But it's spread over about 9 months. Però è suddiviso in 9 mesi. So they're working and learning and training at the same time. Quindi, alla fine c'è un esame? Oh yes, a lot. Sì, tanti. So they are certified, let me say. Yes, they are. They get a certificate and their exam is both practical and theoretical. Quindi l'esame è sia pratico che teorico. E questi dopo sono assunti da NHS? Yes, that's very important. They are employed by the NHS while they are doing the training course. Ah, quindi questa è la cosa fondamentale. Vengono assunti mentre stanno completando il loro percorso di formazione, di training. Credo che queste informazioni servano anche a qualcun altro perché, siccome un po' le sapevo, capite l'enorme differenza fra il reclutare 4 Boy Scout e dargli un soldino o fare una roba di questo tipo. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. But can I say something? Some of them also have a professional qualification. Quindi before training in this new way, some of them are nurses or very junior psychologists. It's not just completely new people. Quindi le persone coinvolte non sono in un certo senso tutte completamente nuove, ma certi hanno la laurea, per esempio in psicologia, sono infermieri, quindi hanno un po' di esperienza, non sono tutti completamente nei. Se sono creati quanti posti, questi 6.000 forse erano già impiegati, hanno preso una sorta di specializzazione, ma forse per alcuni sono stati nuovi posti di lavoro, se sì quanti. Yes. Yes. In England it was 117. Quindi 117. Nuovi posti di lavoro. Sorry, creati per la 117 new organizations. No. Nuove organizzazioni. No, in terms of how many people were newly employed in this sector. Oh, about of 6,000 out of 6,000 how many were? Well, all of them because they already had a job to get the training. Mm. Yes, so but afterwards, after the certification, they stay in the job. Tutti erano occupati, sono everybody was already yes. Hired. Yes. 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 So how many psychotherapists remain? None. Because you must remember I know. Everybody thinks we are trying to take your work, but there is too much work. So it's these mainly on new patients whose only option is drugs.
So it's a completely new group of patients. So the psychotherapists are still very busy. Quindi tutti pensano che noi rubiamo il lavoro agli psicoterapeuti, però non è il caso, non è vero, nel senso che le persone che noi vediamo e che sono coinvolte nel progetto sono le persone che avevano come l'unica alternativa la farmacoterapia. Avete dati su una qualche modificazione del consumo di farmaci psicotropi? The government would like to see a decrease. We don't have any evidence that it has decreased. It may in fact have the opposite effect, because as people become more aware of mental health and the ability to seek help, some people may have more drugs. So my guess is that it would make no difference until you get to the point where the annual prevalence of these disorders is being treated. And when you have this point, then I think the drug treatments will go down. We are not at this point yet. Sorry, and it's complicated. Yeah, I'm sorry. Okay. Quindi non abbiamo dei risultati concreti per quanto riguarda la diminuzione dell'assunzione della farmacoterapia. Però possiamo dire che c'è anche un effetto opposto, nel senso che le persone diventano più consapevoli di problemi che stanno sperimentando e di problemi che stanno avendo, e quindi può anche salire il consumo dei farmaci per adesso. Però se ho capito bene, a lungo andare comunque ci sarà una... Sì, sì. Yes. Yes, exactly. Mm-hmm. Exactly. E come fate a convincere Lord Lyall che state risparmiando soldi? Well, he's an economist. È un economista. He did some mathematics. It's his argument is that we were paying people Social Security to be off work. More money was being paid for depressed people to stay off work than was being paid for depressed people to be treated. And as a simple argument, yes, disability adjusted life year, yeah, or quality adjusted life year we use in the UK. Productivity increase. Well, you pay Social Security, you then lose productivity because people are not working. So he made those arguments as an economist. Quindi il lavoro fondamentale fatto da Lord Lyart era messo a confronto quanto si spendeva per le persone che soffrono di depressione, quindi per farle stare a casa e quindi la mancanza di produttività, a confronto a quanto veniva speso per il loro trattamento. Quindi mettendo a confronto questi numeri si è visto che era più efficiente quindi investire in un progetto del genere. Ancora più efficaci
We also appointed employment workers to work in the teams to help people get back into work. Quindi abbiamo assunto nel nostro progetto anche terapeuti del lavoro, quindi persone che cercano effettivamente il lavoro per delle persone che sono senza. Ok. Buongiorno a tutti, io sono un Gestalt Counselor e volevo un po' capire, perché mi è stato citato nel precedente intervento anche la figura di queste figure paraprofessionali che in qualche misura sono coinvolte nel sistema sanitario nazionale inglese, no? I'm a Gestalt Counselor and I wanted to, I've been listening to the previous intervention that says that these paraprofessional figures are involved in the national health system, and I know that in the UK the figure of counselling is much more appreciated and integrated in the national system, whereas in Italy it doesn't work like that. Okay. I have a specific experience in this town. We opened a counselling service at the university. And I had students coming, they were taking drugs to prevent anxiety, to go to a professor, to take a chance to speak to somebody who they in some way were feeling bad, or an approach to study or to many crises that they had. And we had to close the service because the psychologist said they, you're not a psychologist, you're taking off a job, and so that's the way it went. For many years they didn't do anything in alternative, whereas they started later on, but no polemic intervention. I just wanted to know how does it work in the UK? I mean, you have, because in Italy you have a 3 years basis training courses, plus 1 year of supervision. And of course, public institution, they are not integrated in public institution. Just wanted to know a little bit more about the UK. Thank you. Okay. Devo introdurre per l'italiano. Sì, perché anche per esempio nelle istituzioni di ricerca, nelle università. Yes, of course. It is very mixed. In the UK it's very mixed. In some areas there's good integration, but in others there is none. Quindi ne nel Regno Unito è molto quindi ambivalente questa posizione, questo mix che c'è, nel senso che da una parte vengono apprezzati tanto i counselor e il loro approccio, il loro intervento è apprezzato, dall'altra parte no. In some GP surgeries they employed their own counselors from their budgets. Ah, quindi in certi studi dei medici di base ci sono i counselor presenti lì che vengono pagati dal medico di base, vista l'enorme importanza. And when IAPT came along, some GP surgeries had that money removed and their counselors were removed, which created a lot of trouble. Quindi si sono creati dei problemi con il nostro programma, con il nostro progetto, perché certi counselor non avevano più il ruolo nello studio di medico di base, visto il progetto in atto. But mainly counselors are employed in psychology departments, in specialist mental health services, mainly now. Quindi adesso i counselor lavorano nelle strutture specializzate per la salute mentale. So the final point is really
People think the NHS is one organization in the UK. It is not. It is many organizations, and they actually have a lot of freedom to do things differently. So, quindi National Institute of Mental Health, persone pensano che sia un'unica organizzazione, in realtà ci sono diverse organizzazioni all'interno che si occupano di tante altre cose. So this IAP system was probably the very last opportunity to do something unified in the NHS, because now it has been turned into, you know, scattered. Quindi questo alla fine è stata l'ultima cosa, forse l'ultimo progetto integrato, perché adesso è tutto molto frammentato. We could not do it now. Per esempio, se volessimo fare adesso il progetto, sicuramente non saremmo, esatto, ce l'avrebbero fatta. Scusa, volevo capire, quando è che se è l'unica alternativa, soluzione, la farmacoterapia? I don't believe there is such a situation. Non penso che ci sia una situazione del genere. But I think it's about choice. Però è questione di decisione. Some patients wish to take antidepressants, and they should be entitled to take antidepressants. We are talking of mild depression. Oh, okay, okay. Question. Bipolar disorder, and it is not a severe case of depression, including psychotic symptoms or comorbidity with other real psychiatric conditions. Okay. Is that true? Yes, it is. In the new NICE guidelines, they say it's okay to treat mild depression with antidepressants. This is a new recommendation, only if the mild depression is very persistent, so is not going away, because those mild symptoms can predispose to much more serious symptoms. Now, I think it's a very controversial recommendation. Previously, it was no antidepressants for mild symptoms. Now it's only an extreme persistence of symptoms, but not everybody agrees with this. Quindi, secondo le linee guida del NICE, le ultimissime, recentissime uscite, adesso anche in caso di depressione moderata, se è persistente, si può somministrare il farmaco antidepressivo, a differenza delle linee guida del NICE precedente, dove in caso di depressione moderata era, insomma, non si prescriveva il farmaco. Grazie. Thank you. Ok, forse dobbiamo chiudere, non penso. Ci sono altri interventi, c'è l'ECM ancora, quindi io ricorderei a tutti quelli che si sono iscritti all'ECM di chiedere la scheda di valutazione. Fill in your form. Ok, yeah, my forms. Tutto lasciando da... Questo qua? Giustamente Roberto suggerisce di fare una... Not all 6,000. Approximately. Ah, 2,000. Adesso ecco qua. As they're not